would that mean? Dovete salire, vero? Adesso
hospital fue anoche en un cociente a 6 km. Fatto tutte le gallerie, le valentine nazioni, non è molto piccolissimo, dove dal suo momento poi hai posto la tua sentenza. Mi hanno lasciato così. Però tutta questa parte è parco archeologico, dove ci sono state i pezzi di frammenti di mura romane. Di qua vedete meglio, nel corso del tempo la Porta Palatina, all'interno della Porta Palatina è stato costruito un palazzo, è stato costruito un carcere, è stato un carcere femminile per moltissimo tempo. E poi con l'arrivo di Mussolini al potere, Mussolini aveva una passione proprio per le rovine romane, e infatti sono state riportate alla luce proprio quelle che erano gli arresti romani di quel periodo. Era un pellegrino che sapeva che era un punto di riferimento, di cibo per gli affamati, ma soprattutto pure per gli ammalati. È una gravazione della mia concigena, che è la mia amica Erika, che è quella che parte da Mont-Saint Michel in Normandia, passa attraverso la Sacra di San Michele in Val di Susa e scende fino a San Michele sul Gardone, tutta dedicata al culto della canna. Stiamo per attraversare il mercato multietnico più grande d'Europa, che è Porta Palazzo, ad oggi completamente riqualificata, perché fino a qualche anno fa passeggiare in mezzo a Porta Palazzo significava essere derubati di qualsiasi cosa. In realtà adesso invece è un mercato molto frequentato e questo sì. E tutta questa parte qua in realtà è grandissima. Questa è Piazza della Repubblica. E poi si snoda ancora, perché qui sabato e la domenica c'è il Balloon, che è una sorta di mercato delle pulci, sì. E la seconda domenica del mese c'è il Grand Balloon, che è praticamente il Balloon raddoppiato ancora in dimensioni, quindi è molto molto grande. Nell'antica teoria dell'orologio che si viene fatto da un altro radio, che era molto interessante. Moriana era il territorio che controllava il valico del Concilio.
rischio. Di conseguenza, chiunque passasse dal numero 563, quando Margherita ormai ne aveva 46, nasce Carlo Manfredi primo, figlio maschio, quindi finalmente il canale di inverno può spostare la capitale, di cui pian piano inizierà la storia di quella che è la città che abbiamo adesso, con le varie espansioni, soprattutto dopo la questione del Cicerone, che arriverà soltanto nel 1713 con il trattato di pace di Utrecht, dopo la vittoria del Massimiliano nel 1706 da parte del duca Vittorio Emanuele II, che lo diventerà poi. Parte dei viali, per sé dei viali centrali della città di Torino, siamo proprio all'incrocio tra i quattro conti. Adesso invece passeremo attraverso questo Vittorio Emanuele II. Vi invito a guardare la vostra destra, non subito, ma troverete poi al fondo un passato di Vittorio Emanuele II. Questa statua ha una storia un po' strana, nel senso che è stata commissionata direttamente dal figlio, Umberto I. La vedete adesso sorpassando questi alberi. Noi giriamo a sinistra, però sì. Proprio al centro c'è un'altra colonna, la colonna di 14 metri. E poi c'è questa statua. Vi dicevo, questa statua è stata voluta dal figlio Umberto I, anche se invece le figlie erano due su quattro. Vittorio Emanuele II quindi non può essere sepolto a Superbia, ma per cercare almeno in parte di mantenere quella che era la sua volontà, il figlio Umberto lo fa seppellire sempre sul paradiso. Siamo veramente dietro al vostro paese. Questa di nuovo tutta la stazione di Torino Portamone. E Roma, altra via principale del città. Thank you.
nuovo. Quindi ci sono le facoltà, la facoltà di medicina, e all'interno ci sono questi tre musei, che sono il museo di anatomia umana, il museo di antropologia criminale, Cesare Lombroso, e il museo della frutta, Gabriele Valletti. E sono tutte all'interno di quelle che sono appunto le facoltà Roccioso, che è stata l'ultima parte costruita all'interno del parco, per un'esposizione che è Fleur 61. Di fronte a tutte le esposizioni, là intravedete dietro gli alberi la torre del castello del borgo medievale. Qui c'è la chiave svizzera, tra reminiscenza e tra testimonianza. Amedeo Duca d'Aosta per un certo periodo è stato il re in Spagna e sua moglie Maria Vittoria del Pozzo Cisterna. Anche senza parlare è diventato proprio il capice della pericolosità della città, perché tutta questa parte qua è proprio quella che forse fare perché l'abbiamo percorso poco fa e è incrociato dove c'è nella farmacia, per cui siamo proprio ridotti. Ecco qua l'istituto Carillo e Ferraris a sinistra. Hanno dovuto costruire questa portata scalinata che è l'unica
questa cosa della differenza dalla chiesa del Patio di Roma. Chiaramente sono a Cagliari. Eccola qui, la vedete bene tutta la sua dimensione nelle sue forme. La statua naturalmente raffigura il re Vittorio Emanuele I, quello che è rientrato da Cagliari. E nel 1815 diventa appunto di nuovo il re. Di conseguenza la chiesa, la costruzione di questa chiesa è proprio per celebrare questo momento. E infatti sia la piazza intorno, quello che ha fatto Napoleone per distretto, piuttosto che abbandonare e ricostruirlo, sia da semplicemente molto tempio. Sono stati veramente. Questo è tutto lo stadio dei caduti della prima guerra mondiale. E vi dicevo, quindi il ponte è ancora oggi di trasmettere la prima prima in realtà dopo la prima guerra mondiale la piazza viene intitolata Vittorio Veneto per celebrare la più importante vittoria. Era tutti
conoscete la sua saldezza, conoscete la sua architettura, conoscete i suoi colori. E era qui dentro, non so perché proprio era il codice che era il clima della nostra voglia che poneva, che era proprio tutto dedicato al nostro Liberty, che arriva da Londra, dal signor Arthur Liberty, che ha detto questa casa qui è molto... a concedere lo stato del vino, che rimane la nostra per vedere.